Ben ritrovati e ben ritrovate in compagnia del vostro Diabotex con un altro episodio di Atelier Sophie 2 in collaborazione con Coach Media Games. Io come sempre ringrazio tutto lo staff e tutto il team di Coach Media Games per aver esaudito questo mio desiderio, questa mia richiesta. Ho chiesto un codice della versione completa di Atelier Sophie 2 in versione PlayStation 4, gentilmente mi è stato inviato e io lo condivido qui sul mio canale con tutti voi. Quindi anche da voi gradirei un ringraziamento a tutto lo staff di Coach Media Games. Detto questo, possiamo continuare. Più che continuare, diciamo che possiamo riprovare la battaglia della boss fight, dove non era andata benissimo. Io nel frattempo, ragazzi, sono tornato nelle zone già fatte, insomma, già esplorate in precedenza. Ho livellato un po' i miei personaggi e speriamo che questa volta la battaglia vada un filo meglio, perché se ricordate bene l'ultimo gameplay si era concluso con una sconfitta. Quindi vediamo, vi faccio rivedere la cutscene e poi si torna a combattere, insomma, ecco. Bene. こんなことならしっかりと調べられるくらい準備をしてくるべきでした。勉強熱心なやつだな。で、お前は何やってんだ。もちろんお宝探し。絶対とんでもないお宝が眠ってると思うんだよね。見つけても勝手に持って帰らないでくださいね。 一度 アトリエに戻って研究したいので。ええ、そんなの横暴だ。ほらほら、二人とも喧嘩は。え、魔物。フラフト。 Bene ragazzi, io ho fatto, ho riproposto la cutscene qui perché magari c'è chi non ha visto il gameplay precedente, allora nel caso si rivede la cutscene in questo gameplay con la speranza che questa volta la battaglia vada a buon fine, che riuscirò a sconfiggerlo, perché sinceramente non è che possiamo stare qui. Insomma, dobbiamo, si deve anche vincere, no? Non possiamo sempre perdere, quindi vai, iniziamo a colpire in maniera prepotente, se questo ci sarà concesso, perché ora devo iniziare a colpire in maniera pesante, altrimenti qui non se ne esce fuori, Spero di aver livellato abbastanza. Spero di aver livellato abbastanza, ragazzi, con i miei personaggi per affrontare questa battaglia. Io questo adesso non lo so, ho livellato, la sto riprovando e speriamo bene. Vediamo un po'. Vediamo un attimino se tutto andrà per il meglio. Ok. Insomma. Vediamo un attimo, Dovrei ripristinare un po' di vita a lei perché la vedo messa male. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Speriamo bene. Facciamo così. Vai con lo scudo protettivo, vai. Ragazzi, dobbiamo stare un attimino tranquilli,
tranquilli e concentrati, che qui qualcosina forse dal cilindro possiamo tirare fuori, eh? Datemi tempo di pensare ogni volta che faccio, che punto su una cosa da fare. Allora, vediamo. Facciamo così. Un attimo. Anche qui le skill ci sono. Vediamo un po' questa. Dai che forse uno lo buttiamo giù, eh. Dai che almeno forse uno l'abbiamo buttato giù, ragazzi. Almeno. Sto sbagliando qui. Allora, innanzitutto potrei fare... proviamo questo attacco combinato qui, vediamo, eh. Vediamo come va. Maremma se tosta, ragazzi, eh. Maremma se tosta. Vai, proviamo così. Fermi tutti un attimino, eh. Fermi tutti un attimino. Ok. Oh ragazzi, facciamo in questo modo, vai. Dobbiamo gestirla in questo modo, eh. Ah. Non gli ho fatto quasi nulla, vediamo. Un attimino, ragazzi, state buoni. Stiamo buoni qui, perché... Io vado con le skill qui, ragazzi, ve lo dico. Devo picchiare in maniera pesante, perché... ce l'abbiamo fatta, eh. Ce l'abbiamo fatta. Allora ho livellato abbastanza. Ho livellato abbastanza, via. Sophie raggiunge il livello 25. Un po' tutti raggiungono il livello 25, sembrerebbe. Sembrerebbe, vediamo un po'. Ok, vai.質問していいですか?質問?はい。ソフィーは錬金術を誰かから教わったんですか?うん。すっごく優秀で厳しい師匠がいるんだ。 師匠ですか。どんな人なんです?私の師匠はね、プラフトなんだ。それってソフィーが探してる
プラフタさん? プラフタは私の家族で錬金術の師匠なの。 プラフタに出会ったおかげですっごく錬金術がうまくなれた。 けどまだまだだって言われてて、 もっと修行しないといけないんだ。私がそんなにすごい錬金術師に。ってそう結論付けるのは早いですよね。まだ私と同一人物かの確証はありませんし。ですがもしそれが本当だとしたら、 少しだけ未来が楽しみになってきました。それまでに私ももっともっと錬金術の腕を磨き上げておきますね。私も師匠を超えるくらいいっぱい頑張るよ。 よお前ら、どうだ、 少しは休めたか? はい、十分休めました。 ん? アレットはどこ行ったんだ? に間違いはなかったよ。何言ってんだお前、一人でどこ行ってたんだよ。それはね、じゃじゃーん、これを見よう。それは金貨ですか。古いだけじゃなくて、 価値のあるすごい金貨なんだよ。この状態の金貨なら小塚に売りつければ確実に人財産築けちゃうよ。人財産だ? いいとこ先行るくらいだろう。甘いな、甘い甘い。 この金貨1枚で100万コールにはなるね。 100万? こんな金貨1枚で? マジかよ、こんな汚らしい金貨がか? どうにも信じられませんね。そもそも本当に金貨なのですか? いにしえの文明が使っていたと言われる金貨で、世界で現存が確認されてるのは3枚だけだから。 ああ、わかったわかった。 そんじゃ、落とさねえように大事に持ってな。 それじゃ、出発するぞ。 魔物には気をつけろよな。 Allora ragazzi, la battaglia fortunatamente, diciamo, fortunatamente è andata a buon fine. Vediamo un po' dove dobbiamo tornare, perché qui ora ci sarà un punto dove tornare, no? Sicuramente nella mia abitazione, vediamo un po'. Ok, ho indovinato ragazzi, bene così, bene così. Yo,
お二人さん、ちょっといいか？どうしました？改まって。いやよ、お前らとも結構長い付き合いになったし、俺様直伝の超絶戦闘技法を教えてやろうかと思ってよ。本当？オリアスさんに教えてもらったら百人力だよ。おうよ、絶対に役に立つはずだぜ。Ok, abbiamo un nuovo tutorial, forse basato sulle abilità, da come vedo, eh? Vediamo un po'... No, non skippiamo nulla. Perché comunque dobbiamo cercare di capire. O almeno provarci. Allora, vediamo, eh? Tanto poi si capirà sempre tutto all'atto pratico, quindi... Ok. Ok. Te kanji sa. Sore wa kekkyoku jibun de ganbare という koto de wa? Iya iya, kotsu ga wakaru dake de tsuyoku naru chikamichi ni naru daro? Na, Sophie.確かにそうだね。前にも同じようなことをしたのは黙っておこう。まあやるだけやってみましょう。Bene, bene. Allora, sì, qui mi sta dicendo un po' tutto, ragazzi. Aspettiamo un attimino.Allora, datemi tempo un attimino, ragazzi, non vi chiedo nulla. Abilità, ecco qui. Quindi? Ok. Ah, ho capito ragazzi, un attimino. Allora, posso mettere, vediamo un po'. Vai, adesso mettiamo queste. Trofeo guadagnato, come è giusto che sia. Perché? Ok. Facciamo così.Vediamo un po'. Ok. Allora, 4... Vabbè, lì hai 10 punti, però possiamo fare... Facciamo così. Al momento, ragazzi, poi magari più avanti. Allora, faremo così. Bene. Speriamo che vada bene. Allora, innanzitutto andiamo un attimino in camera qui. Lascerò passare un giorno. Tanto passa subito, non vi preoccupate. E adesso dove dobbiamo andare? Non lo so, vediamo.Qui abbiamo delle cose da fare. Eh sì. Allora, cerchiamo di fare le cose per bene. Quindi partiamo da qui. Andiamo qui e vediamo. E vediamo. Diamoci una regolatina. Allora, io sono qui. Ma dove...
Questa non l'ho capita, ragazzi. Perché qui lampeggia in questo modo? Proviamo. Allora. Beh, giustamente dobbiamo andare lì perché è una zona che non abbiamo raggiunto. Ho battuto il boss, però poi oltre non ci siamo andati. Ah, qui ci sono degli oggetti. Ok, ok. Bene, questa è la cosa fondamentale, via. Bene. Allora, no, no, no. Ragazzi, scusatemi se lascio un attimino la mappa in sottofondo, ma devo vedere delle cose per capire, quindi vi chiedo umilmente scusa, ma ok, qui. Ah, ok, non posso. Al momento non posso usarlo, ragazzi, va bene. Va bene. Allora, se io vado qui, arrivo fin di giù. Vediamo cosa succede qui se cambio il meteo, sempre se posso farlo, perché no, questo ancora non si può fare. Allora, siamo qui, si potrebbe cambiare anche lì. Vabbè, proviamo qui, ragazzi, vediamo cosa succede, anche perché sta già piovendo, quindi devo cambiare con, vediamo un po'. Qui bisogna capire ora, non è semplice. Ah, un forziere, ottimo. Allora, qui la strada si interrompe, quindi questo sta a significare che ragazzi, che vediamo un po', scendiamo qui. Qui è un po' impegnativo, ragazzi. Wow. Nuovi materiali. Ok. Allora, stiamo calmi. Dove sono? Sono qui. Non sarà semplice arrivare lì, ragazzi, io ve lo dico, Non mi voglio portare male da solo, ma secondo me non sarà facile, comunque. Allora, qui non posso, cambiare nulla, Sto un attimo riflettendo, se non parlo molto è perché sto, è che voglio cercare di capire il da farsi, tutto qui. Allora, dove mi trovo? Mi trovo qui. Qui abbiamo
un forziere un po' più. Vediamo un po'. Ok, sono 2 su 3, una nuova armatura. Vediamo un attimino, A questo punto vediamo se posso equipaggiare questa nuova armatura. Non è per lei. Forse ho capito io per chi è, ragazzi. Scommettiamo che per lui. Beh, infatti. Vamos. Ma immaginavo che era per lui, quindi. Allora. Adesso qui non è che sarà molto semplice. Un attimo. Ok. Ah, ok, ho completato con raccolti materiali, va bene. Allora, sono qui. Oh, ragazzi, qui certi punti sono un casino, certi punti, però magari. Fermi, dove sono? Qui. Ma qui sempre che non si può salire. Lì non si può salire. Eh sì, e dove vado? Ah! Forse qualcosina abbiamo risolto, ragazzi, Un attimo. Ah no, qui ci vuole la canna da pesca, non posso fare nulla. Allora, qui attiviamolo, perché è il caso di attivarlo. E adesso qui forse riusciremo a proseguire. Io dico forse, ragazzi, perché questa cosa qui del cambio meteorologico qui, diciamo che è una cosa originale che sinceramente sto apprezzando. Anche se a tratti fa un po' non perdere tempo, però diciamo che rende il tutto un po' più impegnativo. Ma è anche giusto che sia così, ragazzi, insomma, Vabbè, qui abbiamo capito che non possiamo ancora fare nulla, non possiamo attivarlo. Però qui non posso andare. A questo punto vado qui. Proviamo una battaglia qui, ragazzi, Proviamola. Vai, Sofì, andiamo. Anche perché sono di livello alto e sono. Non so se devo livellare un po', perché. Comunque sono. Vabbè, magari farò questa zona in modo che poi. In modo che poi posso tornarci per livellare. Ecco, questa è la. È la situazione. La cosa fenomenale che io vorrei fare. Perché qui dobbiamo stare attenti, ragazzi. Bisogna livellare come un po' in tutti i giochi RPG e così via. Insomma, allora, vediamo un attimino, State tranquilli. Vediamo un po'. Vediamo se gli farò un po' male. Sembrerebbe di sì.
insomma, dai. Non sta andando male, al momento non va male. Avrei potuto anche evitare questa battaglia, però dai, ho detto facciamola. Qui si può... qui si può livellare in maniera, diciamo, concreta, Diciamo concreta. Allora... allora, qui... facciamo un nostro classico giro. Vabbè, classico, insomma. Bene. Molto bene. Si raccoglie il più materiale possibile, perché ragazzi, allora comunque il gioco è bello, il gioco è veramente bello, sì, molto molto molto, lo sto veramente amando, come titolo lo sto amando, sì. Allora, ok, qui si può cambiare il meteo, diciamo, la condizione meteorologica, non so cosa ne uscirà fuori, però. Allora, se io adesso vediamo un po' cosa succede con questo cambiamento climatico, Fermi tutti, allora io adesso sono qui. Se giro e vado lì giù, me ne vado poi lì. Un attimo, ragazzi, datemi tempo di fare una cosa. Perché se io da adesso vado su. No. Così resto bloccato, ragazzi. Così resto bloccato. Sembrerebbe che in questo modo resterei bloccato. Quindi adesso io da qui... però così... allora, qui non posso andare più. Ragazzi, faremo un passo per volta. Eh sì, purtroppo... bisogna fare un passo per volta, ragazzi. Ma dove vado? Vediamo un po'. No, perché qui non è semplice. Uno può dire, no, ma è semplice. No, ragazzi, qui... non è proprio semplice nulla, anzi, il contrario. Vediamo un attimo. Ok. Qui, ragazzi, la situazione è molto interessante da un punto di vista, meno interessante dall'altro punto di vista. Comunque andiamo avanti. Tanto.
Tutorial? Beh sì, lo vediamo. Spero di riuscire a capire il tutorial. Vai, trofeo sbloccato. Qualcosa. Insomma. Si poteva fare qualcosina meglio, però. Allora, io adesso sono qui, no? Questo è il problema, ragazzi. Devo arrivare lì. Come ci arrivo lì? Ragazzi, alla peggio andiamo nel prossimo gameplay, non lo so, perché se qui la situazione si allunga di troppo. Ok, 3 su 3, forse è ripresi e la cosa è buona. Vediamo un po'. Rompiamo tutto quello che si può rompere, ragazzi. Ci mancherebbe, sono nato apposta. Sono nato apposta per rompere, non vi dico cosa, ma va bene. Allora, allora. Il fatto che lì non posso andare, qui neanche. Non capisco un attimino. Usiamo le skill qui, Almeno cerchiamo di fare più dolore possibile ai nostri nemici, se questo sarà possibile farlo, perché ovviamente anche loro hanno un minimo di resistenza fisica, però volendo potrei anche tranquillamente andar via, per non perdere tempo e poi... Io qui adesso devo trovare la strada, ragazzi, quindi me la darò a gambe, perché devo trovare la strada. Devo trovare la strada, ragazzi. Non è il momento di combattere al momento, ma la strada qui dov'è? E questo è il problema, che non... Il problema è questo, ragazzi. È un bellissimo... qui abbiamo scoperto... Ne attiveremo un altro, che dite? No, aspettate, qui non l'ho capita la situazione. Non ho ben capito. Ok.
しないのかな。でも潜って探すのは無理だし。Ma allora lì non ci posso andare, ragazzi. Che casino, vabbè. Che casino qui, eh. Riproviamo, ma qui la vedo veramente dura, eh. Vediamo un po'. Allora, se adesso vado qui, lì non posso andare più. Quindi lì non posso proseguire. È un bordello, ragazzi, è veramente un bordello, eh. È veramente un bordello. Perché qui non si può andare. Qui non si può andare. Ok. Sembrava che non si poteva andare, ragazzi. E invece... Ah, sono un po' pieno di materiali. Vabbè, dai. Lasciamo questo. Sembrava che non si sarebbe potuto proseguire. Invece... Allora, se qui adesso piove, io devo rimettere, devo fare così. In qualche modo lì devo arrivare, quindi... Allora, sì. Allora, la strada da fare... Scusate se lascio la mappa, ragazzi, però... È doveroso per non perdermi, eh. Per capire bene dove andare. No, no, ma adesso non combattiamo, non combattiamo, anzi. Ora vediamo se riusciamo... Allora, mi puoi dire da che parte devo... Ah, ok. Stiamo calmi, eh. Ragazzi, con la calma risolveremo tutto, o quasi. Questo non... Non ve lo garantisco, ma c'è il sole, no? Quindi... quindi... Allora, mi trovo. Proviamo a mettere la pioggia qui. Ok. Ragazzi, forse ce la stiamo facendo, eh. Io dico forse perché non voglio illudermi sulla situazione, quindi... Vediamo un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci è voluto tempo, ma ce l'abbiamo fatta. ですが、
町から森までの道でも会いませんでした。可能性としてはやはりここに来ていたか。もしくは入れ違いになったのか。ありえねえ話じゃねえよな。それじゃあ一度町に戻った方が。ソフィー、ソフィー、え、ソフィー、どこにいるのですか。私、プロフト、プロフト、ここにいるの。何を言ってるんですか。ずっとここにいるじゃないですか。そうじゃなくて、私が探してる方のプラフタの声が聞こえたの。この暖かさは誰かいるんですか。もしかしてソフィーですか。ソフィー、ソフィー、プラフト、待って、プラフト。おい待て、ソフィー、声なんて聞こえなかったぞ。ソフィーさん、突然どうしちゃったんだろう。わからないけど、放っておけません。二人とも。プラフタ、どこなの。お願い、返事をして。ソフィー、落ち着いてください。間違いなく声が聞こえたんですね。あれは絶対プラフタの声だよ。聞き間違えるはずない。絶対にそうだよ。落ち着けって。疑ってねえから。それでなんて言ってたんだ。私のこと呼んでた。でも私が見えてないような感じで。まさかこんな大物がいたとはな。ソフィー、私はプラフタを探してるの。だから私はこんなところで止まってられないんだから。Allora ragazzi, io qui un'altra boss fight, sinceramente non me l'aspettavo, ma questa è una boss fight principale e si vede. Non so come andrà a finire perché la vedo male, vi dico la verità ragazzi, la vedo veramente molto male, la vedo grigia, ecco, speriamo bene. この際、何でもいい、やっちまえ。 Bene, vediamo un po'.
tutorial qui, ma è una boss fight, credo di sì, perché vediamo un po', vabbè, livello 37 questo, cosa gli faccio? Il solletico. Sì, vabbè. Vai, gli si fa il solletico, ragazzi, Sì, gli facciamo il solletico e via. Non è che... Si fa tranquillamente un bel solletico, un bellissimo solletico, quindi un grandissimo solletico. Buonasera. Buonasera proprio qui, Vediamo un po'. Bah, insomma, no. Non ci siamo. Non ci siamo, ragazzi. Non ci siamo. Non ci siamo minimamente. Quindi Allora vediamo un po'. Tanto qui cosa ti racconto a questo, ragazzi? Non lo so. Non gli racconto nulla, siamo morti, quindi... Siamo morti. No. Ragazzi, ritorniamo nell'atelier e andremo avanti nel prossimo gameplay, perché, cioè... Andrò a livellare, proverò a fare del mio meglio, ma insomma. Si dovrà tornare a combattere qui, magari me ne vado prima a livellare da qualche parte, però la situazione non è semplice. Vediamo se possiamo sintetizzare qualcosa di nuovo, almeno per toglierci una soddisfazione personale, non per altro. Dopo una sconfitta del genere... Ah, ok, vediamo un po'. Dopo una sconfitta del genere, sapete, insomma, un po'... Uno vuole un attimino prendersi almeno delle soddisfazioni, se possibile, quindi... Voglio alzare un po' la qualità del pro... Vabbè, dai. Allora, così. No. Così. Così. Va bene in questo modo. Almeno. Vediamo quello che si può creare al momento, Non tutto si può fare qui, ragazzi, quindi... Vediamo un po'.
Intanto la mia creazione va a buon fine, poi vediamo il resto. E si sale anche di livello, quindi per quanto riguarda l'alchimia, non per altro, eh no, questo non possiamo crearla. Vediamo un po'. Bene. Vediamo un attimino, state tranquilli. Allora, facciamo così. Così, ragazzi, quello che si può fare si fa, quello che non si può fare non si fa. Vediamo un po'. Vediamo cosa sono riuscito a fare. Via. Le mie creazioni magiche, ragazzi. Le mie. Però lì la boss fight devo capire in che modo devastarlo, perché sinceramente, se no qui non andiamo avanti, io ve lo dico, quindi un attimino, vediamo se ho qualcosa da craftare qui. Ice bomb, via. Ok. Sì, sì, vai tranquilla. Quello che possiamo fare. Quello che possiamo fare al meglio, ok. Sì, sì. Vediamo un po'. Andiamo. Andiamo. Eccoci qui, vai. Qualcosa posso creare qui, non tutto purtroppo, ma qualcosina abbiamo fatto. Magari andiamo a riposare, magari. Io la boss fight non ho ben capito come affrontarla, Comunque, detto questo, ragazzi, io direi che possiamo, magari me ne torno un po' a livellare, poi la boss fight spero di... Però è un po' tremenda come boss fight, ma ci riproveremo sicuramente. Allora, io posso chiudere tranquillamente qui questo gameplay, vabbè, tranquillamente, non diciamo paroloni. Ringrazio Coach Media Games per questa bellissima collaborazione. Ringrazio Coach Media Games per avermi inviato un codice della versione completa di Atelier Sophie 2 per portare questa collaborazione sul mio canale YouTube. Quindi, ragazzi, gradirei un ringraziamento verso Coach Media Games anche da parte vostra in maniera molto gentile. Grazie ancora a tutto lo staff di Coach Media Games, grazie a tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Io vi do appuntamento al prossimo gameplay, restate sul mio canale perché andremo avanti a fatica, ma andremo avanti. Ciao a tutti.